abbiamo sofferto un po' tutto l'anno, almeno in campionato, perché è il primo anno di Coppa Campioni e non abbiamo mai avuto una grandissima continuità, però ci siamo trovati verso le ultime partite ad avere comunque di nuovo la chance di poterci giocare la Champions League, che era comunque il nostro più grande obiettivo. Siamo riusciti a fare tantissimi punti nelle ultime partite e quindi siamo arrivati addirittura a raggiungerla un giorno, una giornata prima, col gol di Martin, che sofferenza anche via Lecce, però sì, ricordo che insomma, mi viene in mente il primo ricordo. Cagliari l'anno scorso ha fatto un campionato, un grandissimo campionato, e soprattutto in quel momento lì noi non eravamo molto molto brillanti, proprio per un punto di vista di aver fatto tante partite, non avevamo un grandissimo gioco e facciamo fatica sempre a fare dei risultati, però con il carattere riusciamo a raggiungere. Infatti Fiorentina Cagliari è stata importante, perché è stata la prima vittoria tra virgolette netta, diciamo che comunque abbiamo iniziato a giocare bene e è stata la prima di tante vittorie nelle ultime partite, quindi insomma è stato sì, forse il cambio di rotta, quello che ci serviva per ripartire. No, diciamo che sì, in effetti ero entrato più che altro per difendere il risultato. Il Cagliari, questo non in meno, stava comunque attaccando, stava giocando anche bene, e infatti il mister mi ha messo sulla destra, anche se non è il mio ruolo, alla destra, che per coprire un po' insomma, le avanzate da quella parte. E su una ripartenza, su un loro lancio lungo, mi è capitata la palla sui piedi, ho visto Juan che giocava ala, che ha fatto tutta la terzino, e ho cercato di metterla sulla corsa, poi mi è riuscito bene, non sempre riesce così, e lui è stato ancora più bravo a fare gol. Se si dà una bella palla ma poi non fa gol, nessuno se ne accorge. Partita difficilissima, neanche noi ci aspettavamo un Genoa così, infatti poi si è dimostrato diciamo, la squadra rivelazione del campionato comunque, e noi ci aspettavamo una partita solita con una squadra che pensavamo si chiudesse, invece ha giocato a viso aperto, ha rischiato di vincere, però noi penso abbiamo fatto una grandissima gara. E per fortuna gira, insomma, ha tirato fuori questo cilindro, quella magia, e siamo riusciti a vincere 1-0. È veramente bello pensare che comunque, cioè, alla fine lotti tutto un campionato e poi si risolve per piccoli episodi come il 3-3 a Genova e questa vittoria in casa. Ho preso un palo. L'anno scorso diciamo che è stato un anno fortunatissimo, sì. Diciamo che avevo qualche pianeta che si intralciava in mezzo, qualche palo, però vabbè, speriamo che quest'anno il pianeta si tolga.